E allora buonasera a tutti, buonasera, mi sentite? Mi sentite forte e chiaro, credo, insomma. Buonasera, buonasera da Stefano D'Ambrosio. Al momento dovreste vedere solamente la presentazione, quindi la slide di benvenuto, diciamo così, e sentire la mia voce, ok? Allora, datemi un attimo che, come promesso agli amici di Facebook, adesso dovrei anche condividere la diretta, ma mi sono scollegato giustamente. Allora datemi un attimino, che così si sente tutto bene? Dovreste sentirmi forte e chiaro. Ok, io erroneamente mi sono anche sconnesso da Facebook. Allora, eccoci qua avanti. Allora, come state, bimbi? Fra l'altro abbiamo avuto anche record di iscritti per questo webinar, per questo primo webinar, diciamo così, estivo vero e proprio, perché di fatto questo è il primo webinar di luglio. Torniamo fra l'altro dopo un mese di assenza, dopo un mese di pausa, e nel momento in cui abbiamo fatto praticamente lo streaming, abbiamo deciso di fare questo corso online, insomma è arrivato anche record di iscritti, siete tantissimi e sono veramente felice. Dovremmo essere anche online su Facebook, se magari il support team mi dà anche la conferma della diretta, che dovrebbe essere già online su Facebook. Bene, alla grande. Ciao Mauro, come stai? Ciao Kenya. Kenya, sei riuscita a collegarti alla fine? Kenya addirittura è arrivata all'8. Si è collegata all'8. Ok. No, dovrebbe essere online su Facebook. Mi dispiace support team, ma dovrebbe essere online. Ok. Kenya, fra l'altro si è collegata all'8 stasera, pensando che fosse, ma non si è collegata all'8 perché pensava di non riuscire a accedere, perché poi praticamente non perché praticamente pensavo che fossero le 9, ecco. Ok, ci siete tutti? Allora adesso dovreste anche vedermi. Fra l'altro è caldissimo qua. Ciao a tutti. Ciao. Come state? Mi vedete? Mi vedete tutto ok? Mi date un po' di feedback? Ci siamo. Giorgio ok. Ciao Giorgio. Ciao Riccardo. Adesso saluto un po' tutti. Ciao Rosanna. Ciao Roby. Ciao Vincenzo. Ciao Alex. Guardo di qua perché ho praticamente l'altro schermo di qua. Ok? Quindi mi dovreste vedere e praticamente adesso saluto tutti e iniziamo praticamente quello che è il nostro corso online. Sono felicissimo perché, come ho appena detto, di fatto ci sono record di iscritti, record di partecipanti, e abbiamo deciso anche di fare appunto questa... Sto dando tempo anche ad arrivare ai ritardatari che stanno accedendo alla stanza. E abbiamo deciso di fare questo corso online perché oggi condivideremo delle informazioni che sono veramente importanti, informazioni che stanno facendo la differenza ormai non solo per me e per Gabriele, quando un anno fa abbiamo avviato questo progetto, il fatto di portare l'educazione, la vera educazione finanziaria in Italia. Di fatto eravamo io e lui che avevamo avuto determinati risultati, soprattutto a livello di ritorno sul capitale. Oggi, che dopo un anno abbiamo già tenuto 4 eventi di Prendo il Controllo, ci fa piacere che le persone che hanno partecipato, le persone che poi hanno continuato anche a seguirci nel tempo, oggi abbiano già iniziato il loro cammino verso la vera libertà finanziaria. E capiremo anche cos'è la vera libertà finanziaria, che non è la libertà finanziaria che oggi si trova sul web con i sistemini automatici, insomma, la libertà finanziaria che ti permette, se riesci naturalmente ad avere anche dei soldi, ma anche se parti da zero, di fare in modo che il denaro lavori al posto tuo
e possa ovviamente generare altro denaro. Quindi si ha libertà finanziaria di fatto quando riesce a scollegare le variabili tempo e denaro, perché le variabili tempo e denaro sono tutte e due importanti. Senza tempo non si vive e senza denaro, ragazzi, signori, non si va avanti. L'errore che fanno le persone qual è? È unire queste due variabili, cioè io scambio il mio tempo per ottenere denaro. In realtà il segreto è scollegare le due variabili, tempo e denaro. Ok, siamo su questo. Chiedo al support team, ciao Mauro, fateci cambiare vita, io ce la metto tutta. No, l'importante è mettercela tutta, Mauro, ma stai tranquillo che la vita la cambi. Se fai le cose giuste, nel posto giusto, al momento giusto. E ti diremo ovviamente come fare. Fra l'altro, Mauro, tu sei, se non mi sbaglio, iscritto anche all'evento di ottobre, per cui insomma, tu ormai ti sei assicurato un posto in prima linea e insomma, penso sarà le nostre. E il support mi dà conferma che tutto è ok? Dovrebbe essere tutto ok? E se no, insomma, ok, perfetto. Allora, iniziamo praticamente la diretta. Iniziamo praticamente la diretta. E iniziamo il corso. Cosa scoprirai oggi? Innanzitutto scoprirai come attrarre denaro. Perché il denaro, che se ne voglia dire, di fatto il denaro è come una bella donna. Ora non me ne vogliono le donne che sono magari collegate di fare sessismo a questo punto di vista, non è questa la mia intenzione. Però di fatto, se ci pensi bene, visto che ci sono anche tanti maschietti, ma ci sono anche tante femminucce oggi collegate, se ci pensi bene, una donna da cos'è attratta? Può essere attratta dall'uomo che magari ha un certo fascino a livello culturale, che magari ha un certo fascino da un punto di vista di personalità, che di fatto può avere un certo fascino anche per una qualsiasi caratteristica, fascino fisico. Cioè, non è attratta di fatto da un uomo che non ha sostanza, generalmente io parlo insomma a livello generale. E così il denaro, come una donna, non è attratto da tante caratteristiche, è attratto dall'intelligenza finanziaria. Se tu hai intelligenza finanziaria, il denaro arriva. Se non hai intelligenza finanziaria, il denaro non arriva. Beh, a questo punto la domanda potrebbe essere: sì, Stefano, ma cosa vuol dire di fatto avere intelligenza finanziaria? E questo lo vediamo dopo, quando andiamo a vedere, andiamo a sviluppare questo punto, perché andremo a vedere delle informazioni che sono veramente importanti. Poi vedremo anche il protocollo, ma è fondamentale che tu riesca a capire anche la sostanza teorica che ci sta dietro, perché se non si cambiano le abitudini, se non si cambia la routine giornaliera, se non si effettuano alcuni piccoli cambiamenti all'interno della nostra vita, sicuramente i risultati rimarranno sempre quelli che si sono avuti, cioè non c'è praticamente altra alternativa. Se tu pigi il tasto della lavatrice, faccio per dire, per accendere la lavatrice, no? E la lavatrice vedi che non si accende, tu continui a pigiare il tasto sperando che la lavatrice si accenda e la lavatrice non si accende, tu ripigi quel tasto, molto probabilmente se ti affacci dall'altra parte, magari dietro l'elettrodomestico, vedi che la corrente è staccata. Quindi è inutile continuare a fare le stesse cose sperando di avere risultati diversi. Non esistono i sistemini che di fatto ti rendono ricco da un giorno all'altro. La ricchezza e il denaro arrivano se arriva da parte nostra un'azione cosciente, ti dirò anche quale, che di fatto comincia a tirare il denaro verso di noi. E questo è un cambiamento da fare cosciente, deve essere voluto e deve essere soprattutto un cambiamento in fronte ad un obiettivo finanziario che è importante avere, perché quando si riesce a trarre denaro si riescono a sviluppare anche gli altri due punti, ovvero aumentare i guadagni, ok, e proteggere i risparmi, che è la cosa più importante. Negli investimenti, se si fa, è perché molto probabilmente è vero che vuoi scoprire anche come guadagnare di più, ma guadagnare di più in un determinato modo, ovvero attraverso gli investimenti, facendo in modo che il denaro possa lavorare al posto tuo e che quindi possa regalarti tempo anziché tu dare il tuo tempo per ottenere denaro, partono, gli investimenti partono da un fondamento fondamentale, ovvero quello di proteggere il capitale. La prima
la prima regola, diciamo così, per diventare finanziariamente liberi è quella innanzitutto di proteggere il capitale, perché quando il capitale, se lo investi male, il capitale finisce, di fatto è game over, cioè non ci sono più alternative. Ok? Quindi, come si fa di fatto e quali sono i presupposti per attrarre denaro, aumentare i guadagni e proteggere i risparmi? Il primo punto da chiarire è quello di capire da dove parti oggi, cioè qual è oggi il tuo punto di partenza, che è molto 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 importante, perché se non sai, non prendi coscienza di dove sei oggi, come fai a capire dove vuoi arrivare domani? Di fatto è chiaro che per iniziare un bel viaggio e riuscire a capire qual è anche la strada migliore, è importante capire da dove si parte. E allora, che vuol dire capire da dove si parte? Vuol dire iniziare a capire da dove entra il flusso di denaro in entrata. Se tu hai un lavoro, molto probabilmente ti troverai in uno di questi quadranti, che si chiamano quadranti del cash flow, famosi praticamente i quadranti del cash flow, perché sono stati inventati da questo tipo che si chiama Kiyosaki, che praticamente, insomma, ha scritto anche diversi libri. Questo è come aumenta il tuo quoziente di intelligenza finanziaria, è uno, ma ce ne sono tantissimi libri di Kiyosaki che puoi leggere, e uno dei minimi comuni denominatori di Kiyosaki è appunto i quadranti del cash flow. Magari già li conosci, magari non li conosci, e se non li conosci adesso scopri qualcosa di nuovo, ok? Sì, anche Padre Ricco, Padre Povero, ho letto 3 volte, bravo Mauro. Se li conosci già, magari è un motivo per prendere ancora coscienza. Fra l'altro, Kiyosaki in tutti i libri ripropone questi quadranti, perché di fatto sono un principio molto importante, rappresentano un principio molto importante dell'educazione finanziaria. Perché di fatto, se tu oggi lavori, se non lavori, molto probabilmente ti sei trovato in uno di questi quadranti o ti troverai in uno di questi quadranti. Se invece già lavori, sicuramente appartiene a uno di questi quadranti. Il primo quadrante è quello del dipendente. Cosa fa il dipendente? Scambia il proprio tempo per denaro. Cioè, quando un dipendente generalmente cosa fa? Cerca la sicurezza. Cerca, ok, aspettate che faccio un lavoro per support team. Ok? Allora, il dipendente cosa fa? Scambia il proprio tempo per denaro. Perché? Perché generalmente chi è dipendente cerca la sicurezza. Cerca la sicurezza perché dice, guarda, io, dice all'imprenditore, io ti do il mio tempo, però tu in cambio mi dai di fatto una remunerazione e io non voglio sentire altre storie, cioè non mi voglio più preoccupare di niente, voglio la certezza del denaro. E la certezza del denaro oggi è una roba che si paga, perché se tu vuoi essere certo del denaro che ricevi, sicuramente devi dare in cambio il tuo tempo. Allora c'è là fuori chi è disposto a pagare per avere il tuo tempo in cambio. Il problema è quanto vale il tuo tempo oggi, perché se oggi non riesci a avere i risultati che vuoi avere, è perché molto probabilmente il tuo tempo di vita, il tempo quello che hai a disposizione tutti i giorni, è pagato poco rispetto a quello che ti servirebbe. Quindi di fatto c'è da fare praticamente un certo tipo di cambiamento affinché il tempo che tu dedichi a una qualsiasi attività, che sia un lavoro a dipendente oppure un lavoro da lavoratore autonomo, che quindi lavora per conto suo e che presta i suoi servizi per gli altri, sia remunerato meglio. E come si fa a fare questo? Ora te lo spiego. Praticamente il lavoratore autonomo, differentemente dal dipendente, presta i propri servizi. E il lavoratore autonomo è una persona che generalmente ha partita IVA e che centralizza di fatto il proprio lavoro, presta praticamente i propri servizi per gli altri e dice: io faccio per conto mio, faccio a modo mio, non voglio nessuno in mezzo. E generalmente è anche una persona che non vuole appunto assumere altre persone perché ha paura che praticamente le altre persone vadano a prendere il suo posto. Perché ti sto dando queste informazioni? Perché ogni quadrante, che ovviamente porta denaro in entrata a qualsiasi persona che ne fa parte, è denotato anche da una sorta di schemi mentali, ok? Da una sorta di schemi mentali che sicuramente ne fanno, che ovviamente lo portano ad agire in quella maniera lì.
ci sono anche tante persone dopo aver visto queste cose qui, o dopo aver sentito queste cose qui, dicono: ecco perché sono dipendente. Sei dipendente perché l'incertezza ti fa paura, perché cerchi la certezza, perché di fatto vuoi essere pagato per il tempo, giustamente, per il tempo che ovviamente porti a chi ti dà lavoro. Però poi non ti devi lamentare se, scusa, te lo dico direttamente, se quello che guadagni non è abbastanza. Se quello che guadagni non è abbastanza, molto probabilmente devi fare un qualcosa di diverso. Poi c'è l'imprenditore. Vedi che l'imprenditore cambia un attimo la conformazione, cioè questa è una sveglia, non è perché il dipendente è costretto a svegliarsi alle 6 di mattina per i soldi, no, è che scambia il proprio tempo per denaro, così come il lavoratore autonomo. Entrambi, anche qui, hanno un minimo comune denominatore, ovvero di fatto se vogliono guadagnare di più, devono lavorare di più. Questa è la cosa che accomuna sia il dipendente che il lavoratore autonomo. Ed è anche di fatto quello che sta trascinando questa crisi socio-economico-culturale nel quale ci troviamo, perché se prima magari c'era il padre che magari lavorava e che so, la moglie poteva stare a casa e magari potevano stare anche al mare per un'intera stagione, oggi il sistema di lavoro che sta cambiando non permette più questa cosa. Ci sono tante donne che giustamente ora lavorano, ci sono tanti mariti che giustamente ora lavorano. Il contro qual è? È che non guadagnano abbastanza, devono sempre lavorare di più e non hanno tempo di vita per stare dietro ai loro figli, per stare dietro alla propria famiglia, per stare dietro a quelli che sono gli affetti più cari, per stare dietro a quelle che sono le proprie passioni. E da qui nasce il protocollo Prendo il controllo, perché il protocollo Prendo il controllo di fatto si pone l'obiettivo, come è successo nella vita mia di Gabriele, di riuscire a sostituire piano piano i redditi da lavoro con i redditi da investimenti in modo che tu possa avere più tempo durante la giornata da dedicare magari a tuo figlio, tua figlia, a tua moglie, a tuo marito, ai tuoi amici, alle tue passioni, oppure a costruire anche business alternativi. L'imprenditore, differentemente dal dipendente lavoratore autonomo, ha un sistema di persone che produce denaro per lui. Un'azienda mediamente strutturata, e lo dico perché in realtà io vengo da contesti imprenditoriali, da contesti aziendali per i quali per tanto tempo ho fatto consulenza, di fatto un'azienda mediamente strutturata ha una persona che si occupa dell'amministrazione, una persona che si occupa del magazzino, una persona che si occupa, un responsabile che si occupa, persona intendo responsabile, che si occupa della produzione, un responsabile che si occupa del commerciale, un responsabile che si occupa della logistica, perché tutte le aree critiche importanti dell'azienda devono essere coperte da persone professioniste che di fatto col loro lavoro dovrebbero togliere tempo all'imprenditore, perché se l'imprenditore è una persona capace, autorevole e intelligente, si circonda di persone che in quelle aree critiche hanno più competenza di lui. Da qui si torna anche ai discorsi, intanto devo fare l'esempio di Henry Ford e di tantissimi imprenditori che in passato hanno ottenuto risultati importanti. Però, senza andare a cercare casi eclatanti, qualsiasi imprenditore medio, grande, di fatto ha delle persone che lavorano al posto suo. Ma non mi si venga a dire che l'imprenditore per questo non lavora. No, io tutti gli imprenditori veramente milionari, quelli veramente milionari, non quelli finti milionari che affittano le Ferrari, quelli veramente milionari che ho conosciuto, di fatto passavano 14 ore, 15 ore, 16 ore all'interno dell'azienda di produzione che viaggiava bene, perché di fatto anche le persone che girano intorno all'imprenditore hanno bisogno della figura, hanno bisogno di essere supportate e l'imprenditore ci deve essere. Per cui quando vi dicono business online nel quale devi impiegare poco tempo, non esiste. Se tu vuoi costruire un qualsiasi business che sia un'azienda fisica o un'azienda online, tu lì ci devi stare e ti devi fare un mazzo tanto. L'ultimo quadrante è quello dell'investitore ed è quello dove di fatto io, Gabriele e tutti i nostri studenti che di fatto ci hanno seguito nell'avventura Prendo Controllo e credo che oggi lo possano anche confermare in chat, perché se non vedete le chat, però cioè, le vedete, le persone anche hanno recensito la nostra pagina Facebook ai manager e quindi potete chiedere a lui, si trovano e quello è il quadrante dell'investitore, perché è l'unico quadrante che oggi di fatto può permettersi di avere i soldi che lavorano
per produrre altri soldi. Di fatto c'è da capire questo, che la crisi socio-economico-culturale che sta caratterizzando la nostra realtà oggi, il nostro periodo attuale, no? Che viene intesa come crisi economica, però non è una crisi economica, di fatto è una crisi che deriva da un mondo che sta effettivamente cambiando, come dice il titolo di questo corso online. Perché sta cambiando? Perché stiamo passando di fatto da un'era industriale a un'era digitale. E nell'era digitale, nell'attuale era digitale, le regole stanno cambiando. Ed è una crisi che di fatto va ad avere un problema sia a monte della vecchia cultura, sia a valle della vecchia cultura. Perché se prima ti dicevano, caro Mauro, cara Kenia, caro Stefano, caro Gabriele, caro Del, caro Mattia, caro tutti quelli che siete, se vuoi avere un futuro migliore, vai a scuola, studia, allarga i tuoi orizzonti, trova nuove conoscenze, perché domani hai l'opportunità di trovare un posto fisso migliore che ti dà una paga migliore, e questo era il processo a monte. Di fatto tu lavoravi poi tutta una vita, bene, arrivavi a valle dove c'era una pensione che di fatto poi sosteneva, di fatto oggi sostiene, quello che è il tuo tenore di vita, dovrebbe sostenere quello che è il tuo tenore di vita nel momento in cui vai in pensione. Ora cosa succede? Succede che il sistema trema sia a monte, perché oggi l'università, di fatto, te lo dico io da universitario, che ho fatto economia e che ho studiato tutte queste robe qua, perché cioè, trovi uno che di fatto se è studiato un manuale di economia aziendale è grossi così, insomma, che di fatto ti spiegano come funziona il bilancio di un'azienda, come dovrebbe essere strutturata un'azienda, eccetera, eccetera. Però oggi l'università non ti basta più per trovare un lavoro fisso, perché di fatto sempre ci troviamo in un'epoca di incertezza, dove l'incertezza effettivamente fa da padrona, e quindi chi cerca la certezza oggi non la trova, la certezza di un posto fisso oggi non esiste più. E non solo, ma anche tutti quelli che magari hanno un posto fisso, che si trovano quindi a valle del vecchio sistema culturale presso la pensione, cioè vedete da soli quello che sta succedendo in Italia, che questo sistema pensionistico ancora deve essere riformato, ma ancora non è stato riformato niente. E non sanno ancora come fare, perché effettivamente l'INPS è in crisi, ma è in forte crisi. Io, come ho detto in altri webinar, e non mi vergogno a dirlo, non mi sorprenderei se tante pensioni oggi venissero tagliate, venissero fatte fuori o venissero riviste. Perché non c'è più una massa retributiva di chi versa i contributi che può sostenere la massa che questi contributi l'ha già versati, ma sono stati bruciati, e di fatto oggi deve ricevere. E quindi questo è un sistema che sta andando ancora avanti, ma si sta trovando in piena crisi. Ed è questa la crisi che oggi sta caratterizzando l'Italia e gli italiani. E se si considera che il Social Security in America, che è il sistema previdenziale americano, si prevede che fallisca entro il 2033, e il Social Security, insomma, è un'entità piuttosto radicata e strutturata, insomma, l'INPS è un puntino rispetto, anche perché si basa su un sistema contributivo diverso, l'INPS non è che si trovi in una bella situazione. Per cui l'unico modo per salvarsi è spostarsi quanto prima sul quadrante investitore, cioè scollegare la variabile tempo dalla variabile denaro e trovare un protocollo che faccia in modo che i soldi tuoi, che riesci a mettere da parte, e se non riesci a mettere da parte imparerà a mettere da parte, perché il risparmio oggi, ricordo, che sta tenendo su di fatto l'economia italiana non è fallita, perché c'è tanta liquidità all'interno dei conti correnti delle famiglie, e le banche lo sanno e i governi lo sanno. Quindi fare in modo che i soldi possano fruttare altri soldi al posto tuo. In che modo? Vediamolo insieme. Innanzitutto
andiamo a vedere un'altra cosa. Come attrarre denaro? I cinque passi distintivi per attrarre denaro. Allora, il primo passo è analizzare il proprio flusso di cassa. Tu sicuramente hai denaro in entrata e denaro in uscita. Se tu non sai quanto denaro ti entra, beh, insomma, fatti dei problemi. Oggi assumete, perché di solito le persone sanno quanto denaro entra all'interno delle proprie casse, insomma, è una delle poche cose che sanno, ok? Ma quello che devi sapere soprattutto, scusate se mi tocco qui, ma è la cuffia ogni tanto mi esce, è dove va a finire il denaro in uscita. Perché quello che non sanno le persone, tante volte, è che non sanno dove spendono i soldi. Cioè, se io oggi ti chiedo, ma i tuoi soldi dove li spendi tu? Quanto spendi per la casa? Quanto spendi per l'utenza? Quanto spendi per il cellulare? Quanto spendi per i vizi? Quanto spendi per le sigarette? Quanto spendi per il mutuo? Quanto spendi per la macchina e magari le rate? Quanto spendi per X? Quanto spendi per Y? E tu non lo sai, c'è già un problema. Cioè non sai come si muove il flusso di cassa all'interno della tua microazienda. E se c'è una cosa che insegnano questi manualoni, che serve e che praticamente sanno le aziende sanno, generalmente quelle sane, sanno dove va a finire ogni euro, ogni centesimo che esce dal proprio flusso di cassa. Perché se tu non hai un controllo delle entrate e delle uscite, come pensi di avere un flusso di cassa che funziona e quindi riuscire magari a capire dove poter limare certe spese per avere una differenza positiva, si chiama cash flow, fra le entrate e le uscite. Quindi questo è uno dei punti. Il secondo punto decisivo per riuscire a attrarre più denaro è impostare un obiettivo misurabile e sostenibile. Cosa significa misurabile e sostenibile? Lo dicono le parole, misurabile cioè che deve essere misurato. Io voglio riuscire ad accumulare X capitale entro Y tempo. Voglio riuscire ad arrivare a accumulare 500.000 euro entro 8 anni, entro 9 anni, entro 10 anni. E allora si analizza il punto di inizio e si cerca di capire dove si può andare a finire. Ed è anche un punto fondamentale del protocollo Prendo il Controllo. È vero che a livelli Prendo il Controllo noi diamo le strategie pratiche per investire il proprio denaro in autonomia. Ma se prima non si decide da dove si parte, le strategie non vengono date, perché il primo punto è far capire al tuo cervello dove vuoi arrivare. Perché è inutile che ti metta a mano una Ferrari se non la sai guidare. Questo è chiaro. Ora, qual è il problema che è legato a questo punto? È il fatto che se tu non hai un obiettivo misurabile e sostenibile, qualcun altro lo decide al posto tuo. E quindi tu affiderai i soldi alle banche e loro ti diranno ti do il 2% quando va bene. Tu farai un piano di gestione con l'assicurazione e ti dirà ti do il 2,5% l'anno senza garantire capitale se ti va parecchio bene. Oppure ti affacci magari sull'online, su Facebook, su Google, eccetera, eccetera, e trovi questi sistemini, compri e vendi, che praticamente ti dicono apri il conto col broker, apri un conto con me, fatti gestire soldi da me che ti faccio fare il 200% l'anno, il 150% l'anno, il 10% al mese, il 15% al mese. Tu che magari non sei contento dei risultati che hai in quel momento, magari stai vivendo anche una situazione finanziaria che non è la delle migliori, vieni praticamente allettato dall'obiettivo che gli altri ti pongono e dici ma proviamo. Ma a questo punto viene meno il secondo principio, che è la sostenibilità. Cioè, di fatto, il 15% al mese, 10% al mese, non è un obiettivo sostenibile. E ti dimostro anche perché non è sostenibile. Uno che ti propone, perché tu non hai un obiettivo, dammi soldi, a parte che i soldi non si dovrebbero affidare mai a nessuno, ma uno che ti propone, dammi soldi, che ti faccio fare il 12%, il 15% al mese, prima o poi te lo mette nella taschina. E te lo faccio anche vedere questa cosa, perché è proprio palese. Warren Buffett, che è il più grande, forse il più grande investitore a livello mondo, fa costantemente negli anni una percentuale di ritorno sugli investimenti che va dal 20 al 25%. Però lo fa costantemente tutti gli anni. Non che lo fa il 150% il primo anno e poi il secondo anno perde il 300%. Per farti capire. Cioè, la prima
regola è sempre quella di riuscire a mettere in sicurezza il proprio capitale. E mettere in sicurezza il proprio capitale lo può fare solamente in un modo, dandoti un obiettivo che sia misurabile e sostenibile. E ti faccio vedere una cosa, cliccando qui. Se uno ti propone un rendimento del 200% l'anno e lo fa tutti gli anni, ipotizzando di avere un capitale iniziale di 20.000 euro, guarda cosa succede dopo la bellezza di 14 anni. Cioè tu ti ritrovi praticamente con un capitale che è di 191 miliardi di euro. Cioè è sostenibile una cosa del genere? Secondo te è possibile fare il 200% l'anno per 10 anni, per 12 anni? Perché ricordati, è la costanza del risultato nel tempo che ti fa diventare ricco. Non è fare il risultato una volta ogni tanto che ti fa diventare ricco. Per cui quando io sento i campioni di trading che hanno fatto il 150, il 200, il 300, il 400% sul capitale, mi viene veramente da ridere, perché se fossero veramente in grado di farli tutti gli anni, avrebbero un capitale di questa portata. Qual è il problema? È che un capitale di questa portata, 191 miliardi e 318 milioni, se tu vai su Wikipedia, guarda bello Wikipedia, questa è la classifica degli uomini più ricchi d'Italia, i primi 10 più ricchi d'Italia, nel 2017. Patrimonio 1 miliardo di dollari è la famiglia Ferrero, 25 miliardi di dollari. Poi c'è Luxottica del Vecchio, 17 miliardi, e Stefano Pessina, 13,4 miliardi. Ma se tu vai dal 2017 al 2016, al 2015, su Wikipedia li trovi tutti. Sono, è Wikipedia, questa cosa, io non ce l'ho più online, insomma, per cui li trovi tutti e alla fine i primi 10 sono sempre gli stessi. Io non ci vedo nessun nome diverso, qualcuno si potrà invertire, magari al quarto posto, magari al quinto posto, magari prima al sesto, poi al settimo, poi all'ottavo, poi al decimo. Insomma, però alla fine i nomi sono sempre gli stessi. Guarda, 2010, Michele Ferrero, Leonardo Del Vecchio e Silvio Berlusconi. Ora Silvio Berlusconi è un pochino meno ricco perché nel 2017 purtroppo si trova solo al quinto posto con un patrimonio di appena 7 miliardi di dollari. Io non ci trovo nessun nome di quelli che vedo online, perché se effettivamente fossero stati in grado di fare 200% l'anno, oggi sarebbero sopra Ferrero, cioè quello della Nutella, quello dell'Estate, quello insomma dei prodotti che sono di largo consumo che oggi si trovano in qualsiasi supermercato d'Italia e quando vanno a venderli dicono alla catena distributiva: vuoi l'Estate? Questo è il prezzo, ma io voglio uno sconto. No, ascolta, o compri l'Estate a questo prezzo oppure io l'Estate non te lo do. Ecco, questa è la gente, questi sono le persone, gli imprenditori che sono veramente i più ricchi d'Italia. Quindi tu mi vorresti dire che facendo il 200% l'anno ti dovresti trovare con questo capitale qua. Per cui quando vi propongono, questo ve lo do come consiglio, ve lo darebbe anche Gabriele come consiglio di cuore, quando vi propongono questi rendimenti qua, 15% al mese, 16% al mese, ti garantisco questo, ti garantisco quest'altro, stateci lontano. Perché? Perché il denaro va dalle persone che sono finanziariamente intelligenti e se tu credi a delle favole di questo tipo vuol dire che sei finanziariamente stupido. E il denaro non ci verrà mai da una persona finanziariamente stupida. Per cui te lo dico col cuore, perché al di là di come si faccia, di come funziona il protocollo, queste sono le basi per arrivare ad essere finanziariamente libero. Ma anche, cioè, non è una questione di crederci o meno, è così. Cioè, se tu oggi sei qua e io sono contento che tu sia qua, perché vuoi cambiare qualcosa, perché qualcosa non funziona nella tua vita, sei costretto a fidarti di me, per forza. Se no ti devi scollegare se non ti fidi di me. E se io ti dico, se io ti dico di fare così al viso, te devi fare così al viso, perché altrimenti non ha senso. Quindi se ti dico che l'obiettivo con un protocollo che funziona è un punto fondamentale, è un punto fondamentale, perché questi non sono principi presi da libri, sono principi che io e Gabriele abbiamo adottato per primi nella nostra vita.
adottare una strategia una volta che si è analizzato il flusso di cassa e una volta che si è stabilito un obiettivo chiaro, bisogna adottare una strategia che permetta al denaro di moltiplicarsi. Ma questa te la diamo noi. La strategia non è il problema, la strategia te la diamo noi. Quindi la strategia è l'ultima cosa a cui pensare. La prima cosa a cui pensare sono i primi due punti. Fra l'altro, proprio in virtù dei primi due punti, vi dico che, e ti dico che, chi rimane fino alla fine del webinar, visto che io sono famoso per fare le 11 la sera, no, sto scherzando, vediamo se finiamo prima, chi rimane fino alla fine del webinar, gli facciamo anche un regalo. Quindi, per chi rimane fino alla fine del webinar, fra l'altro, riceverà appunto un regalo che è importante. Che è, insomma, un regalo autorevole. E un altro punto da prendere in forte considerazione sull'attrazione del denaro è rompere le proprie abitudini e creare una routine di successo. Si sa che le persone agiscono in base alle abitudini, si sa che le persone agiscono in base a delle routine. Quello che ti chiediamo noi non è rinunciare alla tua routine abituale, anche se magari qualcuno vorrebbe rinunciarci, però è cambiare anche piccole cose, fare piccole azioni quotidiane, che diremo quali, per riuscire a trasformare quella che è una routine che non funziona in una routine che funziona. Perché la persona intelligentemente, finanziariamente intelligente, ma non solo finanziariamente, una persona intelligente cosa fa? Se vede che una cosa non funziona, l'analizza, porta un'azione correttiva e di conseguenza vede poi il risultato successivo. Lo so che è più semplice seguire una routine quotidiana e poi lamentarsi per quello che non si riesce a raggiungere. Ma lamentarsi non è una strategia. Lamentarsi non serve a niente, perché l'unica soluzione a lamentarsi è che tu giochi a gatto e vinci o superi la lotta e magari vinci, con una probabilità che è lo 0,00001%. Lamentarsi non è una strategia. Attivare delle azioni correttive, anche se è più faticoso, è normale che è più faticoso, cavolo, perché se fosse tutto semplice la vita... L'altro giorno sentì una frase che è bellissima. Cioè, fammi se mi viene in mente, aspetta com'era. Ecco, diceva, parlavano dei problemi, c'era una trasmissione in cui parlavano dei problemi e una persona disse, sai qual è il tuo più grande problema? È pensare di non avere problemi. Ecco, il tuo più grande problema è pensare di non avere problemi. Nella vita problemi ci saranno sempre. E sono opportunità per crescere, non sono rotture di scatole, sono opportunità per crescere. E un'opportunità per crescere, oltre a quello di sapere affrontare i problemi in maniera attiva, è quello di portare azioni correttive laddove c'è qualcosa che non funziona. Quando io non riuscivo a guadagnare quello che volevo, perché io ho sempre voluto guadagnare di più nella mia vita, anche quando facevo il direttore commerciale per 3 aziende e che comunque guadagnavo bene, ma volevo guadagnare di più perché non ero contento della vita che facevo, anche se guadagnavo bene non ero assolutamente contento della vita che facevo perché mi impegnava 15-16 ore al giorno, ho cominciato a farmi le domande, cioè cosa posso fare di diverso per? Non è che mi sono messo lì a lamentarmi perché le cose, perché guadagnavo, non guadagnavo quello che volevo e perché magari non avevo mai tempo. Ho dovuto apportare le modifiche portano cambiamenti, ma se le fai bene, fai le cose fatte bene, poi ovviamente funzionano. E poi, soprattutto, accresce la propria formazione finanziaria. La formazione è quella fatta bene, è il più grande investimento che tu possa fare su te stesso e su te stessa. Ma la formazione costa. Sì, lo so che la formazione costa, cioè quella che costa più, quella che costa meno, però di fatto è l'unico investimento vero che nella vita ti torna 100 volte per. Io tutti i soldi che ho speso in formazione, alla fine mi sono sempre tornati 100 volte per. Non è un caso, lo facciamo vedere anche durante una delle ultime aule che facciamo insieme, insomma, io e Gabriele quest'anno abbiamo un budget veramente sostanzioso sulla formazione, andremo in America a novembre, insomma, di fatto è vero che facciamo formazione, ma continuiamo anche a farne apprendendo dai migliori formatori, ovviamente, americani. E non si finisce mai di imparare, non è che domani smetti di imparare e tutto funzionerà per sempre. Bisogna continuare a formarsi, bisogna continuare ad andare avanti, bisogna allargare la propria mappa della realtà, sapendo che
ciò che vedi, che senti, che percepisci non è la realtà, è la tua rappresentazione della realtà. Tu hai solamente una mappa che descrive il territorio che c'è intorno a te. Più ti informi, più ti formi, più prendi informazioni come quelle di stasera, più si arricchisce la tua mappa di tanti altri puntini che magari prima non avevi, di tante altre informazioni che magari prima non avevi. E il modello per moltiplicare il denaro sul quale si basa il protocollo prendo il controllo è questo. Di fatto ogni persona ha un conto profitto e perdite, un conto, uno stato patrimoniale, esattamente come un'azienda, né più e né meno. Cos'è il conto profitto e perdite? Il denaro che ti entra in entrata, il reddito, meno le spese in uscita. Non è un caso che l'area del reddito sia maggiore dell'area spese, è perché analizzando il tuo flusso di cassa, intervenendo sul tuo flusso di cassa, è importante fare in modo che il reddito superi sempre le spese. Lo so che non è semplice, non ho detto che è semplice, ho detto che bisogna fare in modo che sia così. E inoltre ogni persona ha degli attivi e dei passivi. Gli attivi è tutto ciò che ti mette denaro in tasca automaticamente. Sugli attivi lavora il protocollo per non controllo. Passivi è tutto ciò che ti toglie denaro di tasca automaticamente. Bene Stefano, fammi un esempio di passivo. Un passivo per esempio è la rata del mutuo, un altro passivo è la rata del finanziamento della macchina, un altro passivo è tutto ciò che compri a rate. Perché? Perché oltre a dover rimborsare la quota capitale che tu devi rimborsare per quanto riguarda la macchina, la casa, il prestito per i mobili che metti dentro casa, eccetera, eccetera, tu versi un'ulteriore quota di interessi che va a finire ovviamente nelle casse della finanziaria o nelle casse della banca che ti ha fatto il prestito. Ed è il motivo per cui molte persone oggi si trovano in difficoltà, il fatto che abbiano tanti passivi e pochi attivi. Perché? Perché quando praticamente, sempre vecchio modello, che ovviamente è andato sempre a favore del sistema, a favore delle banche, è che quando ti sei potuto permettere di comprare una cosa, c'è sempre stata la famosa frase piccolo anticipo con moderate mensili, compratelo anche se non te lo puoi comprare. E allora le persone hanno cominciato a fare effetto leva sulla propria vita: compro la casa anche se non so se la possono permettere, compro la BMW anche se guadagno 1.500 euro al mese. E questo non è una cosa finanziariamente intelligente. Il denaro fugge proprio inorridito da queste persone, inorridito come se vedesse il Pacciani, insomma, in un vicolo cieco la sera. Cioè, proprio scappa via da queste persone qua. Ma non è una provocazione, ma è la verità. Di fatto scappa più denaro nei passivi di quello che dovrebbe uscire. Esce più denaro di quello che dovrebbe uscire. In realtà il protocollo prendo controllo ti dice, guarda, è vero che tu devi lavorare per incamerare un reddito, indipendentemente che tu sia dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore. Giustamente tu devi avere delle spese per mantenere il tuo tenore di vita. Però fai in modo di avere, anche mettendo da parte 3 euro al giorno, dei risparmi, perché se hai dei risparmi e li gestisci da te in un modo che io ti dico, avrai soldi che producono soldi al posto tuo e che incrementano i tuoi redditi. Vale a dire, il protocollo prendo controllo, parte da un concetto di libertà e di tempo e ti dice, bene, lavora, perché non ti dirò mai smetti di lavorare, perché sarei un delinquente a dirti smetti di lavorare. Ti dico lavora, però mentre lavori e mentre ti entrano i soldi, fai in modo che i tuoi risparmi gestiti da te, non gestiti dagli altri perché non rendano un tubo, attraverso un protocollo che ti daremo, generino, comincino a lavorare per te, comincino a lavorare a posto tuo, comincino a creare altro denaro. Ci siamo su questo? È abbastanza chiaro? Non ho risposto alle varie chat, a vari punti in chat, perché c'è il support team che come sempre sta svolgendo. Support team è anche formato dai nostri studenti, cioè non sono io che rispondo, anche perché ce la farei. Bevo un attimo. Kiyosaki dice pagare prima di se stessi sempre, verissimo, bisogna sempre pagare prima se stessi. Che vuol dire Stefano, non devo pagare gli altri? No, bisogna pagare anche gli altri, però fare in modo prima di pagare te stesso o te stessa. Perché se non paghi te stessa, dopo stai sicuro, stai sicura che gli altri non li pagherà mai. Ok?
Quindi grande support team che, ripeto, è formato da persone che hanno studiato con noi, quindi anche mentre rispondono valutate magari le risposte che danno, se sono persone preparate o meno, anzi tempestate il support team di domande per capire effettivamente con chi avete a che fare, che sono i nostri studenti, sono persone che si sono trovate bene con noi, che hanno cominciato a ottenere grandi risultati con noi e perché gli è piaciuto, ora non è che vengono pagati per questo, cioè lo fanno proprio di spontanea iniziativa. Ok, tutto chiaro e limpido, tutto chiaro anche per gli altri, visto che siete tanti, oppure vi ho... mica vi siete addormentati? Dai, dai, che ora... Ciao Abib, come stai? Mamma mia, quanta roba. Ok, andiamo avanti. La routine di successo, quindi, in base a quello che ci siamo detti prima, dovrebbe essere questa. Io non ti dico smetti di lavorare, io ti dico lavora per ricevere denaro da gestire in autonomia, non denaro da dare ad altre persone, perché il protocollo che poi ti consegniamo in aula e che ora ti accenno e che ora ti faccio vedere anche delle cose nuove oggi, così qualcuno ci dice, ma dove trovate gli ETF? Ma aspetta, ora ci arriviamo. Il protocollo che ti consegniamo in aula fa in modo che i soldi debba gestire te in un modo che poi ti diremo. Però denaro da gestire in autonomia per generare altro denaro ed avere tempo. Cioè è qui che si fa la differenza, è quando scolleghi le variabili tempo e denaro. E non mi venite a dire che la variabile tempo-denaro si scollega attraverso un business online o attraverso, scusate, anche se ci sono i networker, per l'amor di Dio, non che ce l'abbia con il network marketing, per l'amor di Dio, ho gestito per anni in realtà, di network marketing, quindi conosco anche i numeri dentro. Se volete, ho gestito per 4-5 anni un'amministrazione di network marketing famosissimo, ma bisogna starci. Bisogna starci, bisogna dedicarci tempo, qualsiasi sia il vostro business, un business che richiede la vostra presenza fisica, anche se è un business online, un business digitale, un business come volete, ci vuole tempo, anche se dovete comprare e vendere case, ci vuole tempo, perché se no non fate niente. L'unico modo per fare in modo che la variabile tempo e la variabile denaro siano scollegate e che il denaro lavori al posto vostro, perché altrimenti sarete sempre voi a essere costretti a lavorare per il denaro. Quindi, Stefano, ma quando è che io devo smettere di lavorare? Smetterai di lavorare quando riuscirai ad avere entrate dai tuoi investimenti che sono perlomeno pari a quelle che sono le entrate del tuo lavoro. Un po' come è successo a David, che questo mese ha portato a casa quello che di fatto porta a casa con il suo lavoro. E sai, è un conto se guadagni 1.500 euro al mese, un conto se ne guadagni 10.000, chiaro, forse magari di là ci vuole un po' più di tempo, ma questo accade, puoi lasciare il lavoro quando perlomeno è così, non prima. Ma Stefano, ma devo per forza lasciare il lavoro? Non posso... magari far crescere i miei soldi nel tempo, certo che puoi anche far crescere i tuoi soldi nel tempo, certo che puoi creare un capitale futuro, tanto che il protocollo Prendo Controllo si basa su due livelli temporali, il lungo periodo e il breve periodo. Il lungo periodo serve a costruire un capitale futuro e il breve periodo serve a ottenere una rendita extra, che poi può essere una rendita che utilizzi per migliorare il tuo tenore di vita, ma può essere anche una rendita che utilizzi per reinvestirla e creare un capitale futuro ancora più grande. Dipende da qual è il tuo obiettivo finanziario. Ecco perché l'obiettivo finanziario è importante. Non è che dico che gli obiettivi finanziari sono importanti così perché va detto. Sono importanti perché in base a qual è il tuo obiettivo finanziario bisogna capire qual è il processo, quali sono le azioni da mettere in campo per poterlo raggiungere. L'unica cosa certa è che lo raggiungerai. L'unica cosa incerta è che io non so se avrai la volontà, ovviamente, di farlo, anche se poi il tempo non è che ce ne voglia molto, cioè non c'è da dedicarci tanto tempo a quello che è il nostro protocollo, c'è solo da fare le cose giuste al posto giusto, al momento giusto. E siccome noi sappiamo come si fa
perché l'abbiamo fatto, risultato alla mano, ti faccio vedere, basta voler forse replicarlo, ecco, tutto qua. Però è fondamentale capire adesso che l'unico modo, grazie Laura, complimenti, webinar di enorme valore con contenuti importanti. Sì, è vero, sono contenuti importanti, condivido, ha enorme valore, condivido, e non, lo facciamo anche gratuitamente perché uno dei nostri obiettivi è quello appunto di informare le persone. Cioè non è, il nostro obiettivo non è guadagnare dalla formazione, perché tanto di fatto il grosso viene dagli investimenti. Le nostre grosse entrate vengono oggi dagli investimenti, però bisogna anche cominciare a condividere questi contenuti con gli altri, perché è anche un modo per fare del bene e per di fatto fare del bene alla società in cui vivi. Perché io dovessi dire oggi che l'Italia è un posto oscuro e malvagio, non lo posso dire, sarà un po' controcorrente, ma non lo posso dire, perché è il paese che oggi mi ha dato tante difficoltà, ma mi ha dato anche una grande opportunità, quella di diventare finanziariamente libero. Perché se oggi lasciassi le mie consulenze che ho, non è che sentirei un grosso problema sul tenore di vita. E lo stesso è Gabriele in questo momento. Fra l'altro Gabriele è 20 giorni che è in Sardegna. Gabriele, se sei all'ascolto, non lo so nemmeno, pensi di tornare oppure rimani là tutta la vita? Perché 20 giorni che è alla Maddalena, mi manda le foto. Io per dire sono tornato ieri da Forte dei Marmi, prossimo fine settimana sono in Umbria, sarò a Spoleto, quindi se c'è qualcuno di Spoleto, da dove scrivete? Da dove vi collegate voi? E poi sarò a Forte dei Marmi tutto il mese d'agosto, per cui se c'è qualcuno magari di Forte dei Marmi giù di là e vuol fare due chiacchiere, ci sono volentieri. Io da Latina, Novara, Liguria, Rimini, Puglia, okay. Puglia, Rosanna, bella Puglia, da dove Rosanna della Puglia? Ok, ok, ciao Mauro. Ventimiglia Albenga, Molfetta, bella Molfetta. Rosanna, ti piace questo corso? Tavuglia, Verona, esco, non c'è uno toscano praticamente, bella sta cosa. Ok, giuro, ci fosse uno anche che si vergogna a scriverlo, ma è toscano, ecco, insomma, magari c'è, no. Ok. Roberto, chi c'è di Ventimiglia? Vabbè, dai, non si possono dare i dati privati? Ok, va bene. Avanti. Ah, ok, ti ha consigliato un amico di seguirci, il secondo webinar che segui. Bene, Rosanna, mi fa piacere. Ok, allora, andiamo avanti. Quindi, scollegare il tempo e il denaro lo si può fare solo in un modo. Vale a dire facendo modo che il denaro lavori al posto tuo. Non c'è altro modo. Non c'è altro modo per scollegare la variabile tempo-denaro. Fate quello che volete, o il denaro lavora al posto vostro, o altrimenti dovreste essere voi a lavorare per il denaro. Che poi sia un lavoro dipendente, lavoratore autonomo, da imprenditore, da business online, da networker, da tutte quelle cose che ora girano online, e non mi ricordo neanche il nome, dovete essere voi a lavorare per il denaro. E l'unico modo è questo. Bene, allora qual è lo schema? Lo schema per moltiplicare denaro. Allora, voglio salutare gli amici di Facebook intanto, perché adesso ci scolleghiamo da Facebook e vi ringrazio di essere stati qua a seguirci, a seguirmi in questo caso, perché adesso iniziamo praticamente con lo schema e quindi diamo la priorità alle persone che si sono iscritte, giustamente sono in aula e ci stanno seguendo, quindi voglio salutare gli amici di Facebook sapendo che potete richiedere la registrazione comunque del webinar. Scrivendo nei commenti voglio la registrazione oppure inviando una mail a info che ho, anzi no, non lo scrivo perché tanto lo scrivo nella chat qua della piattaforma, a info@prendocontrollo.com. appena ho l'ok da parte del support team che la diretta è terminata ed è scollegata, vado avanti. Ok, 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 comunque andiamo avanti lo stesso. Cosa ci vuole per... Qual è lo schema per moltiplicare denaro? Cosa ci vuole? Innanzitutto ci vuole la strategia, che deve essere solida e replicabile, che va compresa. E la strategia ve la diamo noi. Cioè non c'è da inventarsi niente
di strano o di particolare. La strategia la diamo noi, ed è una strategia che però deve essere solida, quindi deve essere costante, che funziona nel tempo e soprattutto deve essere replicabile, perché tanti sono oggi guru che parlano il linguaggio dei grafici, che parlano il linguaggio degli investimenti e non ci si capisce un cavolo. Le persone hanno bisogno di linguaggio potabile, come dice il mio amico Davide, che tra l'altro sulla pagina, sulla landing del corso trovate anche la sua recensione. Un linguaggio potabile che si capisce, come sto parlando io adesso, penso che si capisca perlomeno, insomma. Non penso di utilizzare un linguaggio astruso, non è che sono venuto a dirvi che oggi studieremo in che modo il cambio euro dollaro è influenzato dalla massa monetaria e dagli interventi del quantitative easing della BCE. Ecco, cioè, non mi sembra di aver fatto un discorso di questo tipo. Cerco di parlare potabile, cerco di parlare in maniera semplice, perché? Perché le cose semplici sono quelle che funzionano di più. Nel mondo degli investimenti, dove io e Gabriele ormai siamo da più di 10 anni, l'unica cosa che ci ha fatto veramente ricchi, da non diciamo ricchi perché è brutto, che ci ha fatto fare la differenza, è la semplicità. Le cose semplici sono quelle che funzionano, perché la vita è più semplice di quello che pensi. Le cose semplici sono le più belle, e come diceva, se non mi sbaglio, Leonardo da Vinci, la semplicità è la migliore delle sofisticazioni. Ed è vero. Ed è vero, perché se una strategia funziona, non deve essere una strategia legata a 80 variabili. Vi dirò, adesso vedete la strategia di lungo periodo quanto è difficile. È una strategia, deve funzionare, punto. Cioè, deve funzionare e deve essere semplice. Strumenti automatici, perché di fatto noi utilizziamo degli screen automatici, ovviamente, specialmente sulla strategia di breve periodo, utilizziamo gli screen automatici che, pigiando un bottone, si capisce quali sono le migliori opportunità di investimento da cogliere in quel determinato momento sul mercato. È ovvio, non è che possiamo pensare di scansionare, visto che la strategia di breve termine, come vedrai fra poco, si basa sulla compravendita di titoli azionari americani. Non è che io posso pensare di scansionare ogni settimana 500 titoli dell'S&P 500. Devo premere un bottone e vedere quelli del titolo dell'S&P 500 sono i migliori. È ovvio. Perché? Perché sennò dov'è il tempo? Il tempo è quello, è risparmiare tempo, andare a individuare le opportunità migliori sul breve periodo, perché sul lungo periodo basta una volta l'anno, sto scherzando, basta una volta l'anno e basta, cioè è molto più semplice di quello che si pensa. Però tutto quello che fa la differenza nella strategia, ok, è la persistenza e la costanza. Perché non la costanza, no, la costanza nel senso intesa come virtù, la costanza, virtù, costanza. Nel senso che quando io parlo di routine di successo, qualsiasi routine di successo ha dei nuovi comportamenti che tu porti durante la tua giornata, delle nuove azioni che tu porti durante la giornata, che poi ti creano un'abilità, perché ripetere determinata azione alla fine ti porta un'abilità nel saperlo fare, e quando funziona, quello deve essere un comportamento automatico. Ok? Cambi una piccola virgola, scatta, boom, il risultato, però quella piccola virgola va mantenuta nel tempo, va mantenuta costante nel tempo. Deve essere un'azione costante e ricorrente. Stefano, ma è difficile? Non è difficile. Io penso che sia più difficile alzarsi tutte le mattine alle 6:30, andare a lavorare per 10 ore al giorno e timbrare un cartellino per guadagnare quanto? 1 milione l'anno? No, 1.500 euro al mese, 1.400, 1.600. Quello è difficile. Ecco, questo è difficile. No, questo. Quello è difficile. Perché se tu mi dici, guarda, ma io devo studiare un pochino per trovare, devo pigiare il bottone per trovare le azioni migliori. Eh sì, va fatto, ma non è difficile, basta innanzitutto sapere, imparare da chi già lo fa, e secondo, metterlo in pratica. E io penso che tutte le persone che oggi sono collegate e che fanno parte degli studenti, che sono venuti anche una volta a un evento Prendo Controllo, cioè possano veramente confermare quello che dico. Poi io dico pigiare il bottone. Pigiare in Toscana significa premere il bottone. Ok? Premere il bottone. Allora, la strategia numero uno, come
come già ho detto, il nostro protocollo si compone di due strategie. Una è lungo periodo, vedi, si basa sull'obiettivo lungo periodo e breve periodo. Lungo termine, breve termine. Quella strategia di lungo termine si basa, l'obiettivo è il capitale futuro, cioè costruire un capitale futuro partendo oggi o da zero o da un capitale esistente. Cioè è un piano di gestione svolto in autonomia, invece di farlo fare alla banca o all'assicurazione lo fai in autonomia, e praticamente lo fai per avere un capitale futuro. Tempo impiegato, un'ora al mese barra un'ora l'anno, secondo, perché anche qui la strategia a lungo termine ha due sottostrategie. Una impiega un'ora al mese, io ho messo quella che impiega di più, e un'ora l'anno. E se non hai un'ora al mese da dedicare ai tuoi soldi, anzi guarda, lo voglio dire così, se non hai un'ora al mese da dedicare ai tuoi soldi, fatti dei seri pensieri, perché tu li guadagni, tu fatichi per guadagnarli, tu ti fa un mazzo così per portare a casa quei maledetti pochi subito, e se non hai nemmeno un'ora al mese da dedicare a quei soldi tanto sudati, ecco, effettivamente c'è un problema di fondo. Quindi io credo che un'ora al mese ce l'abbiano tutti da dedicare al proprio denaro per chi vuole costruire un capitale futuro. E lo strumento utilizzato sono gli ETF. Chissà cosa sono gli ETF? Così vedete quanto è difficile anche studiare gli ETF. Chissà cosa sono gli ETF? Domanda. Ok. Exchange Traded Fund. Ok, sono praticamente fondi. Sono fondi che replicano l'andamento di un sottostante, cioè sono fondi che replicano l'andamento di un indice di riferimento, di un asset di riferimento. Te lo spiego ancora meglio. Quando tu vai in banca e la banca ti propone un qualsiasi piano di gestione, un qualsiasi piano d'accumulo, questo piano di gestione generalmente è diversificato, si fa per dire. È diversificato, ti dice, guarda, ho questo piano di gestione che costa 2,5 l'anno, quindi 2,5% l'anno, neanche tanto, super. E che è così composto. Se hai un rischio, un profilo di rischio medio, facciamo un 80 obbligazionario, un 20 azionario, e se hai un profilo di rischio magari un po' più elevato, facciamo un 40 azionario, un 60 obbligazionario. Tu manco sai cos'è il profilo di rischio e dici, boh, magari te ne intendi, dice bene, dammi quello obbligazionario perché magari comporta un rischio minore. Però di fatto, quando la banca ti investe soldi, anche sia 80% obbligazionario, 20% azionario, non è che ti ha diversificato il capitale, perché di fatto gli asset finanziari sui quali poi i fondi diversificano i soldi sono 5. E sono l'azionario, l'obbligazionario, le materie prime, l'oro e la liquidità. Ok? Ci siamo su questo. L'immobiliare, scusa, è la liquidità. Quindi azionario, obbligazionario, materie prime, immobiliare e liquidità. Perché anche la liquidità è un asset. Ora, che poi si sono sottosuddivisi, azionario, obbligazionario a lungo, obbligazionario a breve, materie prime, immobiliare e liquidità. Ok, ci siamo su questo, sono 5, non è che poi i soldi vanno a finire chissà dove, non è che quando ti propongono un piano di gestione tu possa farlo, tu mettano i tuoi soldi, te lo fanno personale e lo investono chissà dove. No, ne investono in questi 5 asset, o in due o più di questi 5 asset. Bene, praticamente l'ETF è un fondo che replica l'andamento di questi asset. C'è un ETF, anzi ci sono tanti ETF che replicano l'andamento del mercato azionario, tanti ETF che replicano l'andamento del mercato obbligazionario, delle materie prime, dell'oro, dell'immobiliare, eccetera, eccetera. Qual è il vantaggio degli ETF? È che in pancia, come ama dire buon cortigiani, contengono un ETF che replica l'andamento del mercato azionario europeo, contiene molte azioni che appartengono al mercato azionario europeo. Non ne contengono 2, 3 o 4. Non è come la banca che ti dice, guarda, compra l'azione della banca. E che banca è? Unicredit. Sì, ho capito, ma sei esposto al rischio che se quella banca, quel giorno l'amministratore delegato lo trovano praticamente sotto la scrivania o con la segretaria,
praticamente poi l'azione crolla e i tuoi soldi calano del 50-60%. Non sarebbe una novità. L'ETF, oltre a non poter fallire, perché una volta, tra l'altro, l'ETF manco può fallire, perché una volta creato il portafoglio viene praticamente trasferito su una banca depositaria che poi rilascia i certificati rappresentativi dei titoli ricevuti, insomma, quindi sono capitali segregati, cioè non è che può fallire il fondo che li gestisce, perché i capitali sono da un'altra parte, va bene? Però quello che deve farti difetto è che un ETF in pancia c'ha tante azioni, c'ha tante obbligazioni e quindi di conseguenza è ampiamente diversificato, oltre a costare poco, perché un ETF di media costa lo 0,3%, lo 0,2%, anziché il 2,5% l'anno costa lo 0,2% l'anno e lo 0,3% l'anno. E la banca non te lo propone perché? Perché costa poco e la banca deve guadagnare, non ti venderà mai un prodotto la banca che gli costa poco, ti venderà sempre prodotti che costano di più, perché guadagnerà sia dal costo dei prodotti, sia poi anche in parte dai rendimenti che si tratterrà, oltre a quelli che ti gira, perché la banca ha una struttura che deve pagare tutti, da quello che ti vende, dal family banker che ti vende il prodotto, al suo direttore, il direttore risponderà al tuo direttore, che risponderà al presidente della banca, poi ci sono le strutture, gli uffici, eccetera, per cui la banca ha un costo, sei tu che non hai un costo, ok? Ci siamo su questo? E oltre a questo gli ETF sono trasparenti, nel senso che tu acquisti un ETF, poi bisogna vedere quale, tu acquisti un ETF e ovviamente hai sempre l'andamento dell'ETF sotto occhio, nel senso che tu accedi alla piattaforma con cui ce l'hai e dici, bene, voglio vedere oggi come va il mio ETF, e lo vedi. E se per caso devi incassare i soldi, perché hai bisogno di quei soldi perché ti si è rotta la macchina o devi cambiare la lavatrice o devi cambiare l'aspirapolvere, pigi un bottone, i soldi praticamente li hai subito sul conto, non come banca che ce l'hai sul conto dopo 5 giorni, 6 giorni, 7 giorni, 10 giorni, e li hai subito disponibili. Ora, mi dirai, tanti ci hanno chiesto, Stefano, Gabriele, ma io come faccio a trovare gli ETF? E te lo faccio subito vedere, guarda. Allora, c'è un sito gratuito che si chiama, fatemi spostare perché voi non lo vedete, ma c'è una barra qua che mi rompe le scatole, che si chiama justetf.com. Allora, guarda com'è difficile la strategia di lungo periodo. Justetf.com, tu clicchi su ricerca ETF e come vedi, qua sulla sinistra, hai tutto, c'hai gli asset di cui ti dicevo, azioni, obbligazioni, metalli preziosi, materie prime, immobiliare. Allora, io voglio investire su un ETF azionario. Clicco qua. Bene, regione, paese, settore. In quale regione vuoi investire? Africa, America Latina, Asia Pacifico, Europa, Europa dell'Est, globale. Allora, siccome io sono uno che voglio investire non sull'azionario europeo, mercati emergenti, vero Dio, piuttosto in America Latina, piuttosto che Africa, voglio investire sul mercato globale. Clicco sul globale e ti tira fuori 86 risultati. Cosa devo vedere qua? Devo vedere la dimensione del fondo e devo vedere quanto costa. Guarda quanto costa l'ETF, il TER è la voce, lo 0,20% all'anno. Dimensione del fondo 12 miliardi di dollari. Ecco qua, guarda qui. iShares Core MSC World. Avanti. Questo è un ETF che replica 1600, l'andamento di 1600 titoli azionari di 23 paesi sviluppati di tutto il mondo. 1600 titoli, no UniCredit, Fineco, Cassa di Risparmio di Pontassieve o di Cambiano. 1600 titoli azionari di 23 paesi sviluppati di tutto il mondo. Costa 47 euro, no 10.000 euro. 47 euro, ok? 47,63 euro, compro un ETF che replica l'andamento, quello che ti dicevo prima, di 1600 titoli azionari di 23 paesi sviluppati in tutto il mondo. Cioè, non so se è... Poi uno si guarda magari la scheda informativa, poi ripeto, noi facciamo anche il corso Prendo il Controllo dove diamo quelli che sono i nostri ETF, quelli che sono... quelli che abbiamo noi in portafoglio, anche perché
ovviamente tipo questo qui, tornando a questo è quotato in dollari. Quindi attenzione, se è quotato in dollari, è meglio scegliere quotati in euro perché se no sei soggetto a rischio cambio. E quindi quotati in dollari meglio di no. Però se tu vai nella scheda informativa, le 10 principali posizioni in portafoglio, vedi che c'è Apple, che c'è Microsoft, che c'è Amazon, che c'è Facebook, che c'è JP Morgan, che c'è Exxon, che c'è Alphabet, che sarebbe Google, che c'è Johnson & Johnson, c'è Bank of America. Queste sono le prime 10 posizioni che compongono il 12, non il 98%, il 12% del portafoglio, perché le altre posizioni sono date dalle altre 1590 aziende più importanti di tutto il mondo. Ok? Se crolla questo, se va giù questo, cioè vuol dire che è finita l'era economica, vuol dire che non c'è più niente. Capisci l'importanza di avere uno strumento diversificato e soprattutto sicuro come questo? È veramente molto importante. Poi, cioè, non è che noi abbiamo 80 ETF, abbiamo 4 ETF: uno che replica l'andamento del mercato azionario, obbligazionario a lungo, obbligazionario a breve, oro e immobiliare. Basta, 5. 5 ETF. Noi abbiamo 5 ETF. Poi a corso prendo il controllo, ti diciamo quali sono e ti diciamo anche magari quali possono essere quelli più adatti per te, a seconda di quello che è il tuo profilo di rischio, perché il profilo di rischio, oltre all'obiettivo finanziario, va determinato ed è molto importante. Non è che puoi comprare, cioè non è che se hai un capitale di 20.000 euro devi comprare tutto azionario, tutto obbligazionario, tutto immobiliare, tutto oro. Bisogna suddividerli secondo una ripartizione che è specifica e corretta, che te lo spiega praticamente il protocollo. Non te lo posso spiegare ora perché sono le 10:30, se no andiamo avanti fino a domattina. Ok, quindi ne abbiamo uno per l'azionario, uno per l'obbligazionario a breve, obbligazionario a lungo, materie prime, oro e immobiliare. Guarda, c'è anche l'immobiliare. Stefano, ma io per investire sull'immobiliare devo comprare e vendere case? Allora, voglio un immobiliare che mi replichi l'andamento del mercato immobiliare in Europa. Eccolo qua. Questo è uno, faccio per dire, tra l'altro quotato in euro. 42 euro costa. C'è gente che oggi investe, fa dei lavori per investire sugli immobili, roba da pazzi, compromessi, saldestracci. Non mi fate ragionare perché sennò veramente mi cascano le 42 euro investi su un ETF che replica le società immobiliari quotate nei paesi europei sviluppati. Cioè, ma di cosa si sta a parlare? Dai, sennò veramente è così che si. È veramente semplice. Cioè non è che c'è da fare grandi cose, c'è solamente da sapere cosa fare al posto giusto. Oggi ti ho fatto vedere anche un sito dove noi abbiamo scelto praticamente gli ETF, non che da domani dobbiamo comprare ETF a caso, perché la strategia impiegata è precisa. Qual è il risultato della strategia di lungo periodo? È questo. C'è un capitale di 25.000 euro iniziale che comprando 5 ETF, 5 ETF, praticamente negli anni ha superato le 50.000 euro. Capitale ipotetico di 25.000 euro ha superato più le 50.000 euro. Ma quello che ti deve far notare e cascare all'occhio è che durante gli anni delle crisi del 2008, del 2009, che c'è stata praticamente crisi che veramente ricordano quelle dell'ultimo dopoguerra, praticamente la peggiore forse dall'ultimo dopoguerra oggi. Il capitale non è arretrato di mezzo centimetro, è sempre andato a salire. Ci sono momenti in cui si ferma, in cui arretra, ma continua a salire nel tempo. Questo significa costruire un capitale nel tempo. Questo significa costruire un capitale futuro. Capisci l'importanza? Questo significa investire. Questo significa fare in modo che i soldi lavorino al posto tuo. È chiaro questo concetto? Ok? Strategia 2, breve termine, l'obiettivo è una rendita extra, tempo impiegato 1 ora a settimana, perché ci vuole un po' di più, e lo strumento utilizzato sono le azioni USA e Italia. Qui la strategia, ora non ho il tempo di spiegarlo, magari oggi, sicuramente faremo poi altri corsi online, anche tenuti magari da Gabriele, e vi spiegherà poi Gabriele anche nello specifico come funziona
la strategia 2, ok? Ma anche qui si parla di comprare azioni di aziende che stanno bene, pigiando un bottone con uno screen automatico che ti individua quali sono le migliori azioni, in base a una strategia chiara e precisa sai quale comprare e sai soprattutto quando vendere. Sai dove mettere lo stop loss e sai dove arriva lo stop profit. Virgilio mi chiede, ma se arriva una crisi a questi ETF cosa succede? Se sono ETF che sono ampiamente diversificati su tutti gli asset, hai visto quello che succede, cioè lo vedi qua, guarda Virgilio, te lo voglio anche riproporre. Vedi qua, questo è l'andamento dei nostri ETF, dei ETF nostri, quelli selezionati a noi, che consegniamo anche al corso Prendo il Controllo, che ci sarà anche a ottobre, qui scritto 16-17 giugno perché è vecchio, ma sarà praticamente a ottobre, ok? Praticamente vedi che negli anni della crisi l'investimento ha retto benissimo il colpo, perché quando sei ampiamente diversificato, essendo praticamente strumenti decorrelati fra loro, quando sale l'azionario magari cala l'oro, quando oppure sale l'azionario a lungo cala l'obbligazionario a breve, sono decorrelati praticamente fra loro, e questa decorrelazione, ma ti spiegheremo nel corso cosa significa, fa in modo che l'investimento sia sempre in equilibrio, e questo con 5 strumenti e non con 80, con 5 strumenti. L'importante, come sta dicendo il support team, è la diversificazione, avere un portafoglio che contiene più ETF. Come già detto, la strategia breve si basa invece sull'azionario, ma la strategia semplicissima, veramente banale, e che poi però porta a questi risultati qua. Cioè, questo è il conto mio e di Gabriele, vedete, c'è anche Interactive Broker, che è il broker che noi utilizziamo, non per dire utilizzate Interactive Broker, è il broker che noi utilizziamo, ok? Su quale abbiamo un conto cointestato, un conto aperto anni fa, e questo è il risultato che abbiamo avuto da luglio 2017 a luglio 2018, in un anno, il 25,11% di rendimento sul capitale investito. Abbiamo oscurato le cifre perché ci sembra brutto far vedere, insomma, soldi che uno sul conto, mi sembra proprio maleducato, mi sembra proprio brutto e maleducato, e però quello che deve far riflettere è il risultato. Cioè, noi è da anni che otteniamo questi risultati qua. Può essere un anno il 24, un anno il 26, il 27, il 28, ma è anni che abbiamo questi risultati. E sai cosa vuol dire fare il 25% l'anno negli anni, partendo da un capitale di 20.000 euro? Ecco qua cosa vuol dire. Vuol dire arrivare a avere un capitale che si avvicina al 500.000, partendo da 20.000 euro. Ma se uno parte a 40.000, vuol dire avere un capitale che si avvicina al 1.000.000. Quando praticamente uno dice, come fai ad avere tutti questi soldi? Come fai? È semplice, ho fatto queste cose qui per anni e l'ho ripetuto costantemente. Ovviamente i soldi li abbiamo reinvestiti per tanti anni. Campavamo con i nostri redditi dal lavoro e anziché prelevare i soldi che guadagnavamo, praticamente li reinvestivamo. E oggi siamo riusciti a costruire un capitale di tutto rispetto con i pochi soldi con i quali siamo partiti, e oggi ci possiamo anche permettere di iniziare a campare con questo, perché avendo un capitale ovviamente a 6 cifre, questo ti permette quasi a 6, praticamente quasi a 7, e ti permette anche di fare un 25%, significa fare 200.000 euro l'anno di ritorno, e quindi anche poter ottenere ovviamente una rendita extra per mantenere il tuo tenore di vita. Ok, ma tutto questo viene dalla ricerca, viene da un'applicazione, viene da una determinazione di un obiettivo finanziario, viene da una scelta appunto voluta, una scelta cercata, una scelta portata sul campo per anni, non dormendo la notte, studiando, ricercando. E la cosa bella è che ora tutti gli studenti che praticamente utilizzano il nostro protocollo non devono subire tutti gli errori, non devono compiere tutti gli errori che abbiamo fatto noi, a meno che non facciano di testa loro. A volte capita, uno lo fa di testa sua, anche se c'è un protocollo preciso, perché la gente ama crearsi problemi, e allora è un altro discorso. Però se tu fai queste cose costantemente nel tempo, non c'è verso. Non c'è verso e non ce la posso fare. Non c'è verso, ok? Allora, prima di consegnarvi il regalo, che vi ho promesso, il 27 e 28 ottobre a Prato ci sarà l'ultimo evento live
del 2018 prendo il controllo, che adesso è in promozione a 447 euro, e che dice 447 euro un prezzo alto, vengo lì e no, scollegati dai, ma scollegati. Cioè praticamente è un investimento così per ottenere poi insomma quello che abbiamo ottenuto noi, è il minimo che possiamo chiedere. Però ti ripeto, il corso vale 1097 euro, e da qui a ottobre arriverà a questo prezzo qui. Cioè partiamo oggi con 447 euro e siamo a luglio, il corso è riservato a 50 persone, non 1000, 50 persone, perché ogni persona in questo caso deve essere seguita passo dopo passo, step by step, dobbiamo seguire ognuno di voi per arrivare a fare in modo che il 27 è sabato e il 28 è domenica e lunedì tu sia già in grado di essere autonomo con gli investimenti. Nelle 447 euro c'è l'opportunità di avere il secondo biglietto maggio, quindi puoi portare una persona con te, perché quattro orecchi sentono meglio di due e quattro occhi sentono meglio di due. Fra l'altro il 27 offriamo anche la notte in albergo solo per i primi 25 iscritti, perché l'albergo ci ha dato dei tagli e io ho detto ragazzi, oh, e qui mi riservate 50 camere per volta, non possiamo. E praticamente, a parte gli scherzi, non è così, però riserviamo praticamente l'offerta albergo solo per i primi 25 iscritti. Quindi se sei indeciso di venire, fatti passare in decisione, decidi oggi, perché veramente è un'occasione veramente unica, più unica che rara, visto che è l'ultimo evento che facciamo quest'anno, ne facciamo in media due o tre l'anno, questo è l'ultimo che facciamo e l'abbiamo fatto perché non volevamo farlo in realtà, però a giugno ci sono state tante richieste di fatto e non abbiamo potuto accontentare tutti perché l'aula aveva già superato le 50 unità e di fatto abbiamo rimandato a un altro evento. Abbiamo detto guarda, ne facciamo un altro ottobre e adesso per i primi 25 iscritti diamo anche la notte in hotel, ok? E in più nelle 447 euro integriamo anche quattro bonus che sono dei video e sono degli audio di preparazione al corso, in modo che tu possa arrivare al corso bello preparato, bello preparata, con le idee già chiare. Per iscriversi, poi vi do il regalo, ve l'ho promesso, detto ve lo do. Per iscriversi vai su questa pagina www.prendolcontrollo.com/corso e dopo aver visto il tuo programma, ovviamente, inserisci il tuo nome e la tua mail e clicca sì, voglio partecipare. Sulla pagina trovi il trailer, trovi le foto, trovi tutto quello che ti ho detto, il fatto che puoi partecipare con una persona omaggio, che l'hotel è gratis, non c'è scritto per i primi 25 iscritti, ma te lo dico io, è per i primi 25 iscritti, e il prezzo in questo momento è 447 euro. Dopodiché arriverà piano piano a 1097 euro. C'è anche la garanzia soddisfatto rimborsato, perché se alla sera del sabato non sei contento del corso, il corso non è quello che ti aspettavi, ti rimborsiamo tutto e i bonus te li tieni. Questo perché? Innanzitutto perché non è mai successo. Quindi, no vabbè, a parte di scherzo, non è mai successo davvero. E poi perché siamo sicuri, siamo veramente certi e sicuri di questa concretezza. Anche perché, ripeto, un anno fa forse era più difficile, nel senso che eravamo io, Gabriele, avevamo solo i nostri risultati alle spalle. Oggi ci sono tantissime persone, cioè quattro, tutte le recensioni delle persone che hanno partecipato e che veramente sono tanti. Cioè, poi ogni tanto lo aggiungiamo, loro rilasciano anche di loro spontanea iniziativa, ci piace questa cosa qua. Tra l'altro l'ultimo corso è stata una recensione di questo ragazzo, questo è per gli scettici proprio, guarda, veramente, guarda, ha fatto questa recensione, la voglio far ascoltare, tanto dura un minuto e 06. Ti dico sinceramente che penso che sia stata un'esperienza molto interessante, anche perché io sono uno di quelli che è stato appunto invitato da un amico, e non avevo alcuna aspettativa, ma comunque ero scettico sull'argomento per insomma i falsi miti appunto che ci sono su questo mondo, e devo dire che queste due giornate mi hanno aperto molto la testa nel sperimentare cose nuove, nel appunto provare ad approfondire questi argomenti. Mi porto via ad aver conosciuto molte persone nuove che condividono perlomeno lo stesso obiettivo, e quindi sì, porto via anche un bel weekend.
Lo consiglierei a tutte quelle persone che sono scettiche, sembra una frase fatta, ma comunque a volte anche provare una cosa su cui si ha un'opinione negativa o perlomeno scettica aiuta sia ad ampliare le proprie conoscenze ma anche ad aprire la propria mente. No, se no vi sfondo timpani praticamente. No, è interessante che ve l'ha detto sto ragazzo giovane, perché alla fine è vero, c'è tanto scetticismo, però di fatto questo ad oggi è considerato il protocollo numero uno in Italia per il più alto tasso di successo raggiunto. Cioè, tra l'altro è stato presentato, abbiamo presentato questo protocollo all'Università di Siena durante un simposio dedicato all'indebitamento delle famiglie. Siamo stati chiamati per presentare Prendo il Controllo come soluzione concreta all'indebitamento delle famiglie in Italia. Per cui niente, tu metti il nome, metti la tua mail, se voglio partecipare, viene indirizzato in questa pagina di check-in, e in questa pagina di check-in semplicemente fai il pagamento con PayPal, carta di credito, bonifico bancario. E il gioco è fatto, ok? Penso insomma sia abbastanza chiaro. Detto questo, praticamente c'hai l'opportunità di iscriverti al corso e di avere anche, fra l'altro, anche la notte in hotel, che ci sembra un bel bonus, perché a me la notte in hotel, quando andavo fuori a fare corsi, non me l'ha mai cagata nessuno. E quindi è un'idea che ci è venuta e che sinceramente è stata anche apprezzata dalle persone che sono arrivate, perché è vero pagare, però magari è un bonus in più. Però a questa volta, differentemente dalle altre quattro edizioni, sarà solo riservata per i 25 iscritti. Quindi muoviti, perché tanto, insomma, sono due giorni full intensive, e che veramente rappresentano un'opportunità grandiosa. Non ci sto neanche tanto sopra, perché ormai siamo certi, insomma, di quello che diciamo, ed è veramente un qualcosa di strepitoso. Io non vedo l'ora anche di conoscerti in aula, perché poi è bello vedersi nei corsi online, di parlare, di chiacchierare anche via chat, però quando ci vediamo in aula e vedi le facce contente, vedi le persone contente, delle persone che dopo ti ringraziano, insomma, per quello che hai fatto, per i protocolli che hai consegnato, cioè non c'è soddisfazione più grande, non c'è soddisfazione più grande. Lo dico anche con un pizzico di emozione, perché è bello, è veramente bello. Ok, andiamo avanti. Allora, il regalo che ti faccio oggi è questo, fra l'altro l'abbiamo già fatto in passato, lo rifacciamo un'altra volta perché è importantissimo. Ritorniamo al punto che riguarda il flusso di cassa, il controllo del flusso di cassa, la consapevolezza del flusso di cassa, perché occorre prendere consapevolezza delle proprie entrate e delle proprie uscite. Io e Gabriella abbiamo creato un foglio di calcolo, un foglio Excel che si chiama Money Control, dove tu puoi registrare tutte le tue entrate, tutte le tue uscite, tutte le volte che è uscita registri il giorno e l'orario, no, registri il giorno e l'importo. E quello che ha di bello Money Control è che oltre a farti un rendiconto mensile sempre aggiornato e poi annuale, te lo fa vedere anche da un punto di vista grafico, cioè ti fa proprio l'immagine grafica, dà proprio la consapevolezza di dove vanno a finire i tuoi soldi. Magari attraverso Money Control, tante persone ci hanno ringraziato per... Io sto ancora benedicendo Money Control, ci dice Kenya. È vero, perché di fatto poi ti rendi conto di tante cose che se non lo fai, non lo sai. Certe cose ci rendiamo conto quando le facciamo e soprattutto quando le vediamo, perché l'aspetto visivo nella neurologia è un aspetto molto importante. E questo è un file, è un software che ti do molto volentieri e te lo metto già in chat, in modo che, a meno che insomma io ce l'abbia, se no mi dà una mano, sto a portarmi, non l'ho trovato qua su quest'altro monitor. Allora ve lo metto in chat, così perlomeno potete andare e scaricarvelo, e abbiamo così mantenuto la promessa. Eccolo qua, tu clicchi su questo link e trovi Money Control. E trovi Money Control nelle varie, secondo che tu abbia il Mac, secondo che tu abbia Windows, insomma si può adattare a qualsiasi sistema operativo, va bene? Una cosa importante, aspettate ad andare via anche se è tardi, lo so, come distribuisco le mie entrate? Allora, molto importante anche avere una logica,
nella definizione e nella distribuzione delle proprie entrate. Il 60% delle tue entrate dovrebbe essere dedicato al mantenimento del tuo tenore di vita, alle tue spese, a quelle che sono praticamente il mantenimento del tuo tenore di vita, le spese di tutti i giorni. Il 20% delle tue entrate dovrebbe essere sempre investito in formazione. Non lo dico perché, cioè, vedi, devi iscriverti al corso. No, non è per questo. È perché io e Gabriele parliamo sempre per esperienza diretta. Quando io e Gabriele abbiamo iniziato a fare questo, e l'hanno iniziato a fare anche i nostri studenti, abbiamo cominciato a ottenere veri e propri risultati. Quindi ci siamo sempre formati e una parte abbiamo dedicato, il 10% esattamente, alla strategia delle proprie entrate, alla strategia di lungo termine, e il 10% alla strategia di breve termine. Noi abbiamo fatto così e siamo riusciti così a costruire il capitale che oggi sostiene di fatto il nostro tenore di vita, sostiene di fatto le nostre spese, sostiene di fatto quelle che sono, quella che è la nostra vita. E oggi ci possiamo dedicare tranquillamente a andare in giro, alle nostre passioni, alla nostra famiglia e alle persone a cui teniamo, perché in 10 anni, non in 3 giorni, in 10 anni abbiamo fatto questo per 10 anni. E visto che il protocollo funziona, è dovuto proprio da parte nostra, ci sentiamo dovere anche di condividerlo con le altre persone. Se per condividerlo ovviamente c'è da fare un investimento minimo di 450 euro, cioè non è che siamo a chiedere la luna, non è che siamo a chiederti 4.000 euro che è quello che effettivamente poi dovremmo chiedere, o 5.000 euro che è quello effettivamente poi dovremmo chiedere, ok? Queste sono linee guida, utilizzi money control, vedi praticamente come sono distribuite le tue uscite, vedi quali sono le tue entrate e sai che le tue uscite dovrebbero essere distribuite così: 60% tenore di vita, 20% formazione, 10% strategia di lungo termine che ti consigliamo in aula e 10% strategia di breve termine che ti consigliamo in aula. Ok? Che ti consigliamo in aula. E l'aula prossima, come già detto, sarà il 27 e 28 ottobre al corso Prendo il controllo. Ok? Ci sono domande per quanto riguarda l'argomentazione? Ci sono domande per quanto riguarda il corso? Ci sono domande di qualsiasi tipo? Avanti! Visto che dedichiamo 5-10 minuti, dai, ormai arriviamo all'11, alle domande e risposte. Ok? Sì, l'ho detto ora. L'albergo è, il bonus albergo è per le prime 25 persone, ok? Farete altri webinar, mi chiede Matteo. Sì, sicuramente, certo che facciamo altri webinar, ci mancherebbe altro, ce lo siamo posti come obiettivo, insomma, per cui certo che faremo anche altri webinar, certo. La camera d'albergo è offerta anche alla persona che porto con me, certo, è offerta a tutte e due, non è che tutti facciamo la mia albergo e l'altra la mettiamo sul tetto, sarà insieme alla persona che viene insieme a te, è un bonus, quindi puoi venire solo, puoi venire sola, come puoi venire con una persona, insieme a una persona, e l'albergo ovviamente lo paghiamo a tutte e due, ci mancherebbe altro, siamo molto ospitali in Toscana in questo senso, no? Questo poi ci contraddistinguono, un po' come in Sicilia, anche Sicilia, i siciliani sono veramente molto ospitali, devo dire la verità. E, cosa importante, altre domande? I software, sì, daremo ovviamente anche al corso daremo dei software che sono totalmente gratuiti, certo. Tutti i software che faremo vedere al corso, anche lo screen automatico, scusate mi è cascata una cosa in terra, sarà totalmente gratuito, certo che è gratuito. Addirittura oggi vi ho fatto vedere il sito nel quale andiamo a cercare gli ETF, che sono gli strumenti che utilizziamo per la strategia in lungo periodo. Al corso vi facciamo vedere quali sono, vi consegniamo i 5-6 che utilizziamo noi. Ok? Gli consegniamo quelli, vi facciamo vedere quali sono. Poi che c'entra? Noi investiamo in America, investiamo in Europa, in ETF che replicano andamento del mercato europeo, in ETF che replicano andamento del mercato americano. Poi niente vieta che se uno crede all'Africa o all'America Latina possa investire in America Latina piuttosto che in Timbuktu, insomma. Quelle ci sono delle caratteristiche che l'ETF deve avere a livello di liquidità, a livello di trasparenza, a livello di sostanza, soprattutto di capitale,
che sono importanti, copertura valutaria, ma lo spieghiamo tutto al corso. Tu esci lunedì dal corso e sei pronto, sei pronta, ok? Ok, io sono iscritto a questo sito, ma non mi azzardo a toccare niente, che non ci capisco niente, cioè devi essere un po' pronta, Kenia, però ti ripeto, poi al corso, se finalmente decidi di venire, ti diciamo quello che facciamo. Insomma. Ok, altre domande, che siete tanti. Ma su serie lunedì potremmo essere operativi? E ti dico di sì. Sì, sì, certo. La seconda edizione dell'ebook che avete scritto in quest'ultimo periodo parla delle stesse cose della prima edizione? Sì, è leggermente rivista, Giorgio, ma è che anche l'ebook prendo controllo. È un ebook, secondo me, da leggere. Non guardate che lo mettiamo gratuitamente su Facebook per iniziare a creare contatto con l'utente, però l'ebook Prendo Controllo è importantissimo. Vai sulla pagina, se non ce l'hai, prendocontrollo.com, nome e mail, e ti scarichi l'ebook. Ok? È possibile acquistare il corso come formazione e richiedere fattura? Sì, si può richiedere fattura perché ovviamente noi siamo società. E si può avere la fattura come formazione perché effettivamente è formazione. Ok? Elio, ti ho risposto? Sì, si può fare. Ok? Allora, se non mi iscrivo subito, cosa rischio? Rischi di non trovare posto, non lo so, perché non è che noi pubblicizziamo a fuoco, cioè non è che dobbiamo riempire un'aula di 1000 persone. Ripeto, il corso è riservato a 50 persone. Quando arriviamo a 50 persone, chiudiamo il corso. E quando arriviamo a 25 persone, chiudiamo il bonus albergo. Per cui, se magari ti vuoi iscrivere più avanti, e dice vabbè, il bonus albergo non mi interessa, spendo quelle 90, 100 euro in più, 110, non so quanto costerà, 90, 100 euro, e praticamente te lo paghi a parte e poi viene al corso, ok? Ok, ci siamo. Quindi, ripeto, ma guardatevi questa pagina, perché poi c'è il programma, puoi leggere il programma completo, c'è le testimonianze di chi ha già partecipato. C'è la garanzia, cioè per me non ci sono veramente motivi di non partecipare. Ecco. Dice, ma io non ho soldi. Sono tante persone che sono partite da zero un anno fa, oggi hanno e hanno iniziato ad avere i soldi da investire. Guarda che anche quello è già un grande risultato. Perché spesso non è un problema di denaro, il problema sta nella capacità di produrre denaro, di mettere il denaro al proprio servizio. Ok? Ultima domanda, a fine mese cambierà la legge sui prodotti a leva, avrà un impatto sul protocollo? No, no, anche perché noi, io e Gabriele, viaggiamo con la leva 1, per cui all'inizio abbiamo dovuto pigiare un po' con la leva, non leva 1 a 400, per rispondere a chi è un pochino più esperto di leve. Però all'inizio sì, 2, 3, ma il nostro protocollo non avrà nessun tipo di impatto da questo punto di vista. Assolutamente, questo è un protocollo semplice, l'ho detto all'inizio, è un protocollo veramente semplice, semplice perché le cose semplici e capibili e facilmente replicabili sono quelle che funzionano, ok? No, grazie a te Kimbo, ci mancherebbe altro. E che bello, che nomi fantasiosi, qualcuno c'è veramente nomi fantasiosi. Lupetto sempre, vedo, Lupetto, se chi è Lupetto sempre? Ok, ok. Altre domande che avete? E poi, perché poi siete tutti lì ancora, insomma, quindi vuol dire che qualcosa vi interessa sapere, no? Ok, allora facciamo una cosa. Io vi saluto. Io vi saluto, ricordatevi la pagina che è questa, www.prendoilcontrollo.com/corso. Spero di vedervi numerosi, di chiudere il corso presto, così perlomeno a ottobre ci vediamo e ci prepariamo veramente al meglio, ok? Saranno 50 fortunati veramente quelli che verranno. Non parlo con parole mie, parlo con parole di questi. Guardate, guardate queste persone qua, sentite le loro parole così capite chi è che le dice. Non sono io a dirlo, sono loro.
Ok? Eccolo qua. Sì, Kimbo, la risposta è sì. Ora non ripeto la domanda perché tanto... ok? Perfetto, perfetto, va bene, Kimbo. Sì, puoi farlo. Sì, ok, si può fare. Ok? Altre domande? Altrimenti metto la musica. Io rimango in chat per altri 5 minuti, il tempo che finisca la sigla. E poi vi saluto, ok? Ci sono altre domande nel frattempo? Avete voglia di domandare ancora? Magari qualcuno che ha la domanda lì, ma si vergogna a scrivere perché non so per quale motivo. Magari ce l'ha lì sulla punta della lingua, vorrebbe farla, ma non la fa. Sicuri? Oh, eccolo, sì, soddisfatto, rimborsato, sì, ovviamente, fino alla sera del sabato. Ma la sera del sabato tu hai già ricevuto le strategie di lungo periodo, per cui hai già visto mezzo corso. E sì, ma ripeto, cioè, c'è la possibilità di essere garantiti perché siamo veramente sicuri di quello che facciamo. Siamo veramente sicuri, tra l'altro il corso di Sana che... ospiti gli studenti che hanno già partecipato, insomma, per cui potrai parlare anche direttamente con loro, confrontarti direttamente con loro, magari anche nei prossimi webinar li coinvolgiamo un po', così perlomeno ve le facciamo anche raccontare da loro quelle che sono le esperienze. Cioè non è un caso che l'Università di Siena ci abbia chiamato per presentare il protocollo poi durante il convegno sull'indebitamento delle famiglie insieme all'Associazione Nazionale della Difesa del Consumatore, l'Associazione Nazionale per la Difesa del Consumatore. Cioè c'erano due realtà insomma piuttosto autorevoli in quel convegno là. Ok, allora vi saluto. Stefano, il tuo libro è bellissimo, lo consiglio a tutti. Bravo, bravo Riccardo. Tra l'altro sì, questo è il libro a cui fa riferimento Riccardo, è bellissimo, che lo regalo a chi si iscrive al corso, per cui chi si iscrive al corso non lo compri, così perlomeno ce l'ha, ecco. Chi invece non viene al corso lo compri su Amazon, Destinazione Eccellenza. Questo è il mio libro, ok? Ma ci sono tanti libri belli. I libri sono tutti belli. Io prima di dormire leggo sempre. Leggo, ma non necessariamente libri finanziari. A me piacciono molto anche thriller, mi piacciono i libri storici, mi piace tanto la saggistica, mi piace... Io leggo sempre. Ecco, io mi addormento leggendo. Quello sì, è una cosa che mi piace tantissimo, per cui poi i libri sono una passione. Ok, allora se non ci sono altre domande vi lascio, vi saluto, vi ringrazio veramente di cuore di aver dedicato il vostro tempo alle mie parole, di aver dedicato il vostro tempo, il tuo tempo alla mia formazione. Vi voglio bene e veramente ci vediamo alla prossima. Un grande saluto, rimango ancora al chat per il tempo della musica. Ciao, 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 ciao.